La pandemia ha ridotto il flusso di pazienti che dal sud si spostano verso le regioni del nord per farsi curare, ma dice Gimbe, restano comunque tanti, restano milioni, con una spesa di più di 3 miliardi per le compensazioni. Seguiamo Gerardo D'Amico. Ridotto, ma il problema resta: un ricovero su 10 di chi risiede al sud avviene fuori regione. Un po' meno per le prestazioni ambulatoriali e la diagnostica, ma purtroppo non per un miglioramento dei servizi. Lockdown di zone colorate che durante il 2020 hanno ridotto da un lato lo spostamento dei pazienti, ma dall'altro anche l'offerta di servizi e prestazioni sanitarie, ma anche dal fatto che nel 2020 la Calabria è stata, tra virgolette, esonerata dalla compensazione della mobilità, per cui manca nell'appello circa 250 milioni. Dagli 800.000 meridionali convinti che il miglior medico sia l'aereo del pre-pandemia, 4 miliardi e mezzo di spesa per le regioni di partenza, siamo scesi a 3 miliardi e 330 milioni. Nel 2020, rileva la Fondazione Gimbe, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le regioni che più attraggono malati, si spartiscono il 94% del saldo attivo. L'83% della mobilità passiva si concentra su Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Abruzzo e Basilicata, oltre ovviamente alla Calabria, di cui quest'anno non abbiamo il dato specifico sulla compensazione. A parte il costo umano, quello per gli spostamenti e la permanenza fuori casa, quei 3 miliardi e passa sono un costo netto per le regioni di provenienza, vengono sottratti alla sanità locale e peraltro non restano tutti nel circuito di quella pubblica. I cittadini di quelle regioni non solo hanno una sanità di qualità peggiore, non solo devono spostarsi per curare, ma paradossalmente hanno anche un'addizionale IRPEF maggiore perché la regione in cui risiedono deve anche recuperare risorse dal punto di vista del riequilibrio finanziario. Oltre il 50% di quella che è la fetta più grossa, quindi i ricoveri e le prestazioni di specialistica ambulatoriale, va a finire nelle strutture private che praticamente hanno un 43% di ricoveri e un 9% di prestazioni ambulatoriali. Questo, a nostro avviso, rappresenta un ulteriore segnale di indebolimento della sanità pubblica.